Il testo di Raymond Williams, il dottor Caligari a Cambridge, pubblicato da Umbrecorte, casa editrice di Verona, volume del quale io ho fatto la prefazione, e volume che però è stato curato con grande dedizione, amore e anche precisione scientifica e sociologica da Fabrizio De Nunzio. È un testo che noi riteniamo decisamente importante nell'ambito insomma, delle ricerche, degli studi, innanzitutto della sociologia italiana, per la sociologia italiana, ma in particolare per tutti coloro che si dedicano alle scienze dei media contemporanei, in particolare per quelli che si interessano del cinema. Il volume pubblica due saggi di Raymond Williams, scritti in momenti diversi. Ricordo innanzitutto che Raymond Williams è uno dei fondatori dei Cultural Studies, è l'autore di un testo fondamentale che è Televisione, ma è anche uno dei fondatori della sociologia della cultura, diciamo, in Europa. Quindi stiamo parlando di un maître à penser molto decisivo per le nostre discipline sociologiche. E soprattutto, diciamo, un autore che poi, lavorando all'Università di Cambridge, ha potuto poi, come dire, specializzare i suoi studi sul dramma, sullo spettacolo. Perché questo libro è interessante? Non solo perché parla di cinema, ma perché ne parla in un modo molto speciale. Innanzitutto fa un'operazione che si riscontra in pochissimi studiosi e teorici e storici del cinema, e cioè collega il cinema alla tradizione drammatica, già soltanto rispetto a 20 anni fa, ma ancora di più rispetto agli anni 60, per esempio. Oggi è profondamente cambiato, no? È cambiato il rapporto fra gli schermi, le reti distributive del cinema e quella che io chiamo le soggettività spettatoriali, no? Oggi la soggettività spettatoriale vive nel cinema, per esempio, in una dimensione che Williams oggi direbbe non è più popolare come una volta. Non che il cinema non sia più popolare, ma non è più alle stesse condizioni di 30-40 anni fa. Perché, per esempio, la distribuzione delle sale nelle città, ma anche negli spazi di periferia, è completamente diversa da un tempo. I tempi di programmazione sono profondamente cambiati e soprattutto è cambiata la qualità sociale e culturale del rapporto fra i pubblici. Una volta si diceva il pubblico, oggi non possiamo che dire i pubblici, e l'offerta, per esempio, di film non soltanto in sala, ma anche attraverso tutte le altre forme mediali. Allora, la domanda che va posta oggi, e per la quale il testo di Williams può servire tantissimo, è proprio collegare questa indagine sulle soggettività spettatoriali di oggi e quella che oggi può essere resa anche attraverso diverse polarizzazioni, non soltanto attraverso un'unica polarizzazione, quello che può essere detto oggi spirito del tempo.